Buongiorno consiglieri, oggi è il 21 dicembre 2020, sono le 9 e 43. Appello, Teresi. Teresi? Presente. Aiello? Presente. Alta donna? Presente. Cavaliere? Presente. Di Gesù. Di Presente, Gesù? presente. No, di Gesù ho chiamato, non l'ho sentito, no. Di Gesù assente? Figuccia? Presente. Presente. Lo Sardo? Presente. Lucido? Presente. Palazzo? Presente. Stabile? Stabile? Assente. 8 presenti e 2 assenti. 8 presenti, 2 assenti, la seduta è in numero legale. Buongiorno consiglieri, buon lunedì, settimana piacevole questa, ci abbiamo al Natale. Ma non tanto piacevole, Presidente. Ah sì, possiamo stare con tutta la famiglia riunita, famiglie allargate, facciamo le feste con 30 persone. Con 40. E vabbè ragazzi, vabbè, però ringraziamo il cielo che possiamo festeggiare il Natale noi, almeno. Quindi ringraziamo sempre il cielo. Allora, consiglieri, io non ho molte comunicazioni, l'unica cosa che vi devo dire è che ho ricevuto un messaggio dalla Ragioneria Generale, che rispondendo al nostro invito di partecipazione al Consiglio per il nostro parere, fa sapere che in un momento così convulso e particolare non è in condizione di poter delegare nessuno a partecipare al nostro Consiglio. Quindi questa è la mail che ho ricevuto dal Ragioniere Generale, dalla Ragioneria Generale, quindi comportiamoci di conseguenza e trattiamo i pareri così come meritano. È chiaro? Allora votiamo no. Ah, ognuno il proprio, diciamo, giudizio su questo. Esattamente. È chiaro che non essendo messi in condizione di valutare bene, obiettivamente qualche problemino c'è. Comunque, va bene. Qualcuno chiede di parlare? Buongiorno, io sono presente. È entrata la consigliera di Gesù. Ok. Presidente, se posso. Prego, consigliere Palazzo, non le tolgo questo piacere. È un minuto, 5 minuti come prevede No, l'ora. vada, gliel'avrei detto prima. No, A ruota libera, no. ruota libera. Presidente, come di consuetudine, volevo notizie sugli incontri programmatici, ma visto che lei non dà comunicazione, già la risposta a. È quasi già data in silenzio assenso. Non ha Ok. risposto neanche il presidente dell'AMAT. Presidente, le faccio una domanda, anzi le comunico. Non la sento più, consigliere Palazzo. Consigliere Palazzo? Consigliere Palazzo? Sono io che non lo sento o lo sentite voi a Palazzo? No, no, non lo sentiamo, No, no, no. presidente. Ah, perché c'è una chiamata in corso. Allora, ho predisposto un comunicato stampa contro l'amministrazione, contro il sindaco, contro gli assessori e contro i presidenti delle partecipate. Ho fatto bene. Perché non si presentano da mesi che chiediamo, che chiedo, ma lo chiediamo in consiglio quasi tutti a girare. Abbiamo chiesto la presenza, ma nessuno. Viene a confrontarsi per risolvere o per capire che problemi abbiamo. Quindi ho fatto il comunicato stampa, attendo la pubblicazione e quindi sì, l'ho scritto io, sarà autopubblicato, però poco interessa, a me interessa il contenuto. Presidente, abbiamo il cane qui. Presidente, volevo farle una domanda. Cosa? Chi è che parla? Presidente, Chi è che parla?
Sì, perdono, chi è? Tutta la seduta, dico. Certo. Sì, sì, a te. No, io non ero presente all'appello, per questo. Ah, adesso è presente. Presidente, volevo rivolgerle una domanda che riguarda i fondi. Scusate, se vi interrompo un attimo, scusate signori, Aiello ha detto adesso che non era presente all'appello, ma io ho sentito presente quando ho chiamato Aiello. Qualcuno ha risposto per lui? O per sbaglio? Forse per sbaglio, segretario. Forse si è accavallato il secondo sul primo. Vabbè, metta Aiello, entra. Devo essere onesto con me stesso. Io No, ma non era un'accusa per 39, assolutamente. Ci mancherebbe, devo essere onesto con me stesso. Io non ero presente all'appello, perché un momento prima mi è arrivata una chiamata che dovevo rispondere obbligatorio, per cui non ero presente. Perfetto, allora lei è entrato subito dopo, ora vediamo l'orario, sarà qualche minuto dopo, poi vedo la registrazione. Quindi lo cancello dall'appello generale, dico, è giusto correggere. Certo. Io ricordo che quando presento io non vedo nulla dell'assemblea, quindi no, se sento presente. Quando riconosco la voce, perché ormai vi conosco, ok, ma io ho sentito un presente. Va bene, allora poi... Sì, però a volte si accavalla il tempo di rispondere il primo, sul secondo si accavallano le risposte. Sì, concordo col presidente. Ok, ok. Tanto per chiarire, buona continuazione. Va bene, allora consigliere Palazzo, continui. Le volevo rivolgere una domanda: i fondi ex Gestal che sono stati ratificati dal consiglio comunale il 22 maggio 2020, fondi messi a disposizione dalla regione Sicilia per la riqualificazione del quartiere Borgo Nuovo, che fine hanno fatto, quali sono i progetti, o meno qualcosa ricordo apparteneva a questo fondo. Il progetto, quello del ripristino della scuola Mariten, e gli altri non li ricordo bene, e perché ad oggi, visto che è da 20 anni che aspettavamo questo sblocco di questi fondi, perché ad oggi non sono utilizzati, non sono stati utilizzati. Le rivolgo solo questa domanda e attendo risposta. Allora, i fondi non sono, intanto le rispondo subito che l'anno nuovo i progetti già stanno andando avanti sui fondi ex Gescal, non sono stati mai portati avanti perché la regione non ha mai passato i fondi al comune di Palermo, quindi se c'è stato un blocco su questo stato. Adesso so che i fondi sono stati passati al comune, il comune ha avviato una serie di progetti, i progetti di riqualificazione dei fondi ex Gescal, vi ricordo che sono Piazza San Paolo, l'interno delle piazzole che ci sono su via Piazza Armerina, tutte le piazzole che ci sono sulla via Piazza Armerina, se non ricordo male dovrebbe esserci largo Ispica, e il ripristino di alcune cose della scuola Mariten, come diceva lei. E noi a gennaio, e i primi di gennaio, alla ripresa subito dopo le vacanze di Natale, faremo un incontro apposta ad hoc con l'assessore Prestigiacomo, che sta lavorando bene su questi fondi e su questi progetti, che sta procedendo su questi progetti, già ci sono progetti quasi in fase esecutiva, quindi nei primi di gennaio, subito dopo le feste di Natale, ad anno nuovo inizieremo l'anno con l'incontro con l'assessore Prestigiacomo, che in realtà, anzi mi approfitto perché ne ha parlato, l'avevo già incontrato e avevamo già fissato questa idea di ad anno nuovo incontrarci per capire esattamente lo stato d'avanzamento dei lavori sui progetti, sui fondi ex Gescal, e qua e dentro quando i lavori possono partire. Quindi i fondi ex Gescal finalmente stanno partendo e siamo in una buona situazione. Ripeto, ad anno nuovo inizieremo l'anno bene e inizieremo l'anno con l'incontro con l'assessore Prestigiacomo per capire esattamente e farci delineare i tempi certi sull'utilizzo dei fondi Gescal. Presidente, una cosa. Prima di incontrare l'assessore, possiamo avere i progetti in modo tale da avere già acquisito documenti e venire preparati in consiglio? Quindi se possiamo avere progetti chiedere.
devo chiedere agli uffici competenti se sono in condizioni di poterci fare avere questi progetti. Devo chiedere. 5,1 milioni di euro sono tanti. Sì, ma non sono solo tutti solo per Borgo Nuovo 5 milioni. No, solo tutti per Borgo Nuovo, presidente. Sono tutti per Borgo Nuovo. Lasciamo. Ma comunque vabbè. Perché sono 58 milioni in totale, solo per 5 milioni solo 5 per solo per Borgo Nuovo. Gli altri sono per lo Sperone e per lo Zen. Esatto. Sono c'è qualcosa sul CEP pure, se non ricordo male. C'è qualcosa sul CEP pure, se non ricordo male. Quindi, no, sul CEP parlava solo di Borgo Nuovo. Quindi vorrei venire a quella riunione. Devo chiedere agli uffici se possiamo avere i progetti. Devo chiedere, questo non sono in condizioni di risponderle. Devo chiedere agli uffici. Ma possiamo silenziare il cellulare? Consigliere Stabile, forse è lei che ha acceso il microfono. Ok, grazie. Chiederò agli uffici, consigliere Palazzo, non sono in condizione di risponderle adesso su questo. Vabbè, grazie presidente. Grazie a lei. Consiglieri, ci sono altri che devono parlare, altrimenti iniziamo a dare i pareri e ripeto, ognuno si comporti di conseguenza, siamo in condizioni di poter studiare. Prego. Una cortesia. Volevo chiedere sempre un sollecito per le gradatorie delle vie che sono sempre allagate, i larghi della via Elice e penso anche per tutte le altre gradatorie, però quelli sono che hanno sempre il terrore delle persone e poi abbiamo sempre il pozzetto di Largonasso che è ancora lì. Io non capisco come mai in via Castellana c'è stato un problema del genere e l'hanno fatto subito. Il mio ufficio appena finisce il consiglio il mio ufficio manderà le note all'AMAP e gentilmente se loro vengono gli fanno sapere a lei e lei poi ci fa sapere a noi. Non sempre lo fanno sapere, a volte sì, a volte no. Magari glielo diciamo quando vengono. Chiederò espressamente nella mail, scriveremo di essere informati quando ci saranno interventi. Va bene. C'è anche via San Isidoro che non è stata mai fatta. Perfetto. Grazie consigliere Stabile. Claudio, consiglieri, qualcuno deve intervenire? Va bene, consigliere, l'ultimo giorno di convocazione qual è? Io non mi ricordo adesso l'ultimo giorno della settimana di convocazione, il 23? L'ultimo della settimana o del mese? Sì, della settimana. Ora abbiamo 21 oggi, domani 22, poi abbiamo 28 e 29. La settimana è 22, quindi, domani. Quindi il 22 abbiamo finito il consiglio, diciamo, di convocazione. Sì. Perfetto. Sì. E poi c'è 28 e 29. 28 e 29, esatto. Perfetto, va bene, grazie, non mi ricordavo la convocazione della settimana. Allora, se non ci sono altre comunicazioni, io chiudo la discussione generale sulle comunicazioni. Consiglieri, allora, così come vi avevo anticipato, i pareri non abbiamo purtroppo la fortuna di avere nessuno, perché ci hanno risposto che non possono avere, quindi io metto in trattazione i pareri e ci comporteremo di conseguenza. Allora, mi ricordo che c'era il 72. Palumberi, può essere il 72? Allora, un attimo che... Ok, un attimo che mi hanno mandato stamattina. Allora, 72. Allora, 72, sì, me lo presento subito. Allora, intanto scrutatori, il consigliere Stabile, il consigliere Altadonna e la consigliera Di Gesù. Non c'è la consigliera Di Gesù. Gesù non c'è. Non c'è? Ah, cavaliere nemmeno? Cavaliere presente. Cavaliere scrutatrice. Quindi Altadonna, Stabile, cavaliere. Qualcuno è contrario? No, presidente. Tutti d'accordo. Tutti d'accordo. Nominati gli scrutatori. Ok. Allora, ho capito che ha detto Carmelo, scusa.
Il 71 è TOSAP, il 72 è il regolamento cimiteri che ancora non hanno fatto. Ah no, allora 71. 72, ah. Ma il 71 giorno 18 è stato accantonato, quindi lo dobbiamo riprendere? Lo dobbiamo riprendere, che è stato accantonato perché aspettavamo qualcuno negli uffici, ma gli uffici non verrà nessuno, quindi è inutile che accantona. Ok, vabbè, questo è il regolamento, insomma. Penso che non, quindi il 71 è TOSAP, giusto? Sì, il sì, TOSAP. Modifica il regolamento 71. Proposta di modificazione del regolamento comunale recante la disciplina della TOSAP, approvato con deliberazione comunale numero 90, insomma, eccetera, 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 insomma, questo è. Va bene. Consiglieri, chiedo il prelievo del punto 71. Qualcuno è contrario? Qualcuno si astiene? Approvato il punto prelievo del punto 71. Ah, lo attribuisco a lunedì il fatto che siete molto silenziosi stamattina. Mi dica, Presidente, ma non è, allora, questo è il nuovo regolamento, sono 84 pagine, non credo che vuole che leggo 84 pagine. Non dice i punti che sono stati modificati, però, se non ricordo male. C'è proprio direttamente il nuovo regolamento, questa è la nota. Questa è la nota che non dice nulla. Qualche consigliere ha dato una lettura a questo regolamento? Presidente, 84 pagine. Presidente, non è che siamo tecnici, volevamo spiegato infatti da qualche adulto il regolamento, ma visto che nessuno si presenta, io già posso dire che mi asterrò proprio per non sbagliare né in positivo né in negativo. Presidente, è lo stesso mio pensiero, anche perché sono stato uno dei primi, perché presiedevo io a chiedere tali lumi, per cui è lo stesso mio pensiero. Non avendo possibilità di fare la domanda al tecnico o al al dirigente o al funzionario di turno che abbia lavorato su questo regolamento, io penso che sia una cosa, dico, votata alla carlona, e io non, per mio costume, non mi permetto di votare un regolamento alla carlona, per cui per tale motivo mi astengo, per esempio. Lo dico già da prima. Grazie. A lei. Presidente, mi associo anch'io a ciò che hanno detto i consiglieri Palazzo e Aiello, anch'io mi astengo. Va bene. Allora, io penso che possiamo mettere in votazione il regolamento. Okay, Presidente, manca Altadonna come scrutatore. Manca Altadonna. E allora il consigliere Palazzo sostituisce il consigliere Altadonna. Siete d'accordo? Qualcuno è contrario? Va bene, approvato. Palazzo sostituisce Altadonna. Si voti per appello nominale. Presidente. Si vede, sì. Ma ci sono soldi in più quando uno prende, certo, poi a fine anno fanno il conguaglio. Grazie, allora, nel mese di dicembre le arriveranno quelle di conguaglio. Grazie per mi far rivestire sempre un ruolo importante. Veramente quella, devo essere sincero, la più presente è la consiglia di Gesù, devo essere sincero. Dico, significa che sono sempre nei suoi pensieri, certo. La più assidua scrutatrice è la consiglia di Gesù, però devo essere sincero. Presidente, in questo momento siete in 6. 6? Perfetto. È buono. Buono, sì. Vabbè, si voti per appello nominale. Allora, il titolo lo scrivo dopo, l'oggetto, neanche per perdere tempo. Partiamo con l'appello nominale. Peresi. Presidente, mi scusi, mi era caduta la linea. Stiamo votando il regolamento. Regolamento TOSAP. A dichiarazione di voto, penso di poter parlare questa volta a nome di tutto il consiglio e siccome riteniamo che i pareri delle circoscrizioni, credo sia verbalizzato perché penso che poi potrà essere spedito come motivazione questo,
penso che i pareri delle circoscrizioni siano sì un atto dovuto perché siamo obbligati a dare, però io penso che i pareri alle circoscrizioni servano anche all'amministrazione comunale e alla giunta e al consiglio comunale tutto, per capire il parere della città. Ed è chiaro però che i pareri vanno dati, siccome siamo persone serie e rivestiamo un ruolo che non sottovalutiamo noi per primi e chiediamo che non venga sottovalutato da altri. Chiediamo di dare pareri sensati, con la responsabilità di chi dà pareri. Abbiamo chiesto agli uffici di essere messi nelle condizioni di poter esprimere un parere sensato, di conoscenza. Gli uffici hanno fatto sapere che per motivi organizzativi non sono in grado di poter offrire nessuno a supporto. Ecco perché penso che questa volta un segnale vada dato e per questo motivo mi astengo, così come già altri consiglieri hanno dichiarato di astenersi, mi astengo dal dare il parere perché quando diamo un parere vogliamo essere messi nelle condizioni di conoscere il parere che diamo. Il mio voto è astenuto. Ok. Aiello? Dichiarazione di voto, Presidente. Prego. Come già dichiarato sulla discussione generale, mi astengo. Grazie, Presidente. Altadonna? Dichiarazione di voto. Vorrei aggiungere a quanto detto dal Presidente soltanto un pizzico di autocritica per onestà intellettuale. Il mio voto è astenuto non solo per la non partecipazione degli uffici alla discussione, perché abbiamo votato tanti regolamenti senza gli uffici, ma nel mio caso soltanto perché non ho avuto l'attenzione di leggere il regolamento, se no comunque un'opinione me la sarei fatta, quindi astenuto. Consigliere Altadonna, scusi, io non voglio commentare, è vero quello che ha detto lei, però a espressa richiesta c'è un rifiuto. In molti pareri li abbiamo dati senza aver chiesto aiuto, per fortuna. Sì, no, era in aggiunta a quello che diceva lei, dico in questo Ok, caso sarebbe ok. No, stato era per fare necessario perché era chiarezza, perché è complesso. chiaro che a tutti non c'è bisogno in alcuni pareri di chiedere aiuto, in altri sì, quando lo Era chiediamo. complesso. Dico, io ci metto l'assenza degli uffici e la mia Certo, certo. opposizione alla lettura del regolamento. Chiaro. Prego, scusate, andiamo avanti. Cavaliere? Astenuto. Di Gesù? Assente. Figuccia? Figuccia? Lo Sardo? Sente. Lucido? Astenuto. Palazzo? Dichiarazione di voto, considerato che non siamo tecnici e comunque avevamo chiesto un aiuto agli uffici, considerato che nessuno, visto questa epidemia, non si può presentare, per non sbagliare né in positivo e né in negativo, mi astengo. Mi astengo, stop. Grazie, Presidente. No, Presidente, io sono qui, Presidente. Ora la faccio vedere Volevo dopo, alla sì, fine. Prego, andiamo avanti su infine stabile. 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 Astenuto. Astenuto. Allora, consigliere Losardo, Allora, prego. Losardo. Sì, dichiarazione di voto, Presidente. Sicuramente il problema dell'assenza, del rifiuto, diciamo, per quanto concerne l'invito. Mi sta rispondendo. diciamo, è un fatto non carino, è un fatto da tenere in considerazione sicuramente anche per il futuro, perché appunto non siamo tenuti in considerazione. Su questo non ci sono dubbi, anche se devo dare una giustificazione.
ma se noi non abbiamo attualmente alcun potere decisionale, i nostri pareri non sono vincolanti per quanto riguarda i regolamenti, quindi diciamo sarebbe quasi superfluo dare il parere, perché alla fine si riducono a dei veri e propri suggerimenti che non vengono il più delle volte nemmeno letti, nemmeno tenuti in considerazione. Presidente, di conseguenza io voto contrario fino a quando, a tutti i pareri espressi che ci trasmettono, fino a quando non si tratterà in Consiglio Comunale la famosa delega, che chiaramente darà un po' di potere alle circoscrizioni. Grazie Presidente, voto contrario. Grazie consigliere Losardo. Allora, chiusa la votazione. Chiusa la votazione, 2 assenti, un voto contrario e 7 astenuti. Il parere è dato negativo. Allora, andiamo al DUP allora a questo punto. Qual è il punto dall'ordine del giorno del DUP? Allora, un attimo, perché me l'hanno mandato stamattina. No, già era presente l'altra volta Poi sono stato in ferie, l'ordine del giorno. Ah, bravo. Integrativo, ora non sto assente, quindi. Allora. Ok. Vabbè, lo vedete anche adesso, se non sbaglio. Approvazione del documento unico di programmazione, quindi DUP, periodo 2020-2022 e del bilancio di previsione 2020-2022, questa è la nota. Quindi pongo in votazione il prelievo del punto del bilancio all'ordine del giorno integrativo. Qualcuno è contrario? Qualcuno si astiene? Approvato il prelievo. Consiglieri, questo per quanto mi riguarda è uguale a quello di prima, e il giudizio e il commento che faccio è uguale, identico a quello del parere precedente. Qualcuno chiede di parlare su questo argomento? Sarebbe discutere di aria fritta, Presidente. Sono d'accordo con lei. Va bene, allora chiudo la discussione generale e pongo in votazione. Non siamo considerati, Presidente, è quello. Ma che lo dico che a noi neanche ci considerano, Presidente? Tipo gli alberi sono sempre chiusa... lì. Gli alberi servono a Natale, sì. Allora, gli stanno abbattendo tutti per fare gli alberi di Natale. Ok, ma vabbè. Quelle che voglio dare, che potano da noi, non servono, Presidente. Va bene, di cosa parliamo? Va bene, chiusa la discussione generale. Pongo in votazione. Presidente, Cavaliere è uscita, Presidente. Dobbiamo sostituirla. Vabbè, è rientrato Altadonna, quindi Altadonna sostituisce Cavaliere, che era già per scrutatore. Quindi alla fine sono stabile Palazzo e stabile Palazzo Altadonna. Va bene. Possiamo andare avanti? Votiamo in votazione il punto all'ordine del giorno. Prego, votazione. Teresi. Prego gli uffici copiare la stessa identica comunicazione che ho fatto sul regolamento della TOSAP e attribuirla al parere sul bilancio. Quindi la mia posizione è astenuto. Aiello. Stesso motivo di poc'anzi, astenuto. Altadonna. Astenuto. Cavaliere, abbiamo visto che assente. Di Gesù. Assente. Figuccia. Assente. Losardo. Dichiarazione di voto.
Chiaramente per quanto riguarda questo regolamento sarebbe stato opportuno veramente la presenza di un esperto del comune, perché era molto importante sapere quali lavori saranno effettuati, perché alle volte, più delle volte, magari un consigliere può anche non saper leggere, nel senso che non sa ricercare, diciamo, quello che occorrerebbe cercare per sapere una determinata cosa. Non è semplice in tantissime migliaia di pagine cercare quello che si vuole sapere e anche interpretare. Di conseguenza, come ho detto poc'anzi, voterò sempre contrario. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Osardo. Lucido. Astenuto. Palazzo. Palazzo. Astenuto. Stabile. Astenuto. Minchia, allora, tre assenti, un ma voto. Però... Stabile il microfono. Microfoni, per favore. Ok. Allora, tre assenti, un voto contrario e sei astenuti. Il parere è dato negativo. Allora. Ordine del giorno. Allora, questo è l'altra integrazione urgente all'ordine del giorno. No, questa cosa è... ancora non l'ho firmata, però forse. No? No, questa è firmata. Io vedo qua la firma. Vedo questo punto interrogativo. Al momento si vede così, ma vuol dire che è firmata. Modifica articolo 7, 14, 15, regolamento taxi con autovetture. E modifica articolo 7, 19, 21. Allora, questo non abbiamo chiesto aiuto, però questo devo essere sincero, anche perché per fortuna stavolta, a differenza, dicono quali sono i motivi. Consiglieri, che facciamo? Questo Presidente, ce ne sono altri? Io sì. Dovrei andare via, devo fare terapia. Scusate. Va bene, consigliere Stabile. Allora, consiglieri, facciamo una cosa, per capire esattamente ora quali sono i pareri che dobbiamo dare. Buongiorno a tutti. Arrivederci, consigliere Stabile. Facciamo una cosa, io chiudo la seduta per capire esattamente domani quali sono i pareri che possiamo dare e quali dobbiamo chiedere eventualmente un intervento. Quindi la seduta è chiusa. Buona giornata, Presidente. Buona giornata. Buongiorno.